giornata no per la borsa USA, inflessione dell'1,05% sul Dow Jones. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 12.548,03 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,56% e chiude a 27.915,9 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,67%, archiviando la sessione a 11.628,3 punti. Brillante la seduta di Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,94%. Buona performance per Londra, che cresce dell'1,06%. Bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un più 2% sul precedente. Brillante rialzo per Seco, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,18%. Si attende mercoledì dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Ancora mercoledì sono in programma dalla Germania la pubblicazione della produzione industriale, e dall'Italia quella delle vendite al dettaglio,